Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Siamo qui oggi con Battlefield 4 e finalmente lo riprendo, visto che abbiamo fatto una bella giocata nelle zombate di Call of Duty con Buried. Ho visto molti dei vostri commenti su Facebook, ovviamente, e ho visto le serie che volevate che io trattassi, tipo ovviamente Call of Duty Ghosts, Dead Rising 3. Mi avete chiesto anche Rise, ragazzi, solo che io Rise l'ho prestato a mio fratello. Sto giocando lui, quindi non voglio stressarlo con nel chiedergli, non voglio rompergli i coglioni. Quindi, ragazzi, Rise lo prenderò magari in un secondo momento per farvi vedere anche il multiplayer. E Dead Rising, ovviamente, lo ritratterò, spero in questa settimana, spero di riuscirci. Volevo farvi ritrovare Battlefield, volevo farvi vedere nuovamente Battlefield 4 perché ho visto che è piaciuto molto, ha avuto un riscontro molto buono nella vecchia puntata. E ovviamente ragazzi, ho visto che mi avete proposto alcune sfide su Ghost. Allora, la prima sfida che ho letto era quella dello sniper, se non ricordo male. Quello sì, posso provarlo ragazzi. Dovrebbe essere non difficilissimo, però per me che ormai non sono più abituato a giocare con lo sniper, potrebbe essere diciamo cioè una sfida difficile anche per me alla fin fine. E poi ragazzi, la sfida con lo scudo, un ragazzo mi ha scritto che la sfida con lo scudo è il coltello, non mi ricordo se è il coltello da combattimento o dal lancio, comunque sia ragazzi, in tutti contro tutti poi. Come faccio? Vorrei capire, allora, tu che mi hai scritto la domanda, dimmi come cazzo faccio in tutti contro tutti a uccidere le persone in quel modo. Cioè vabbè, diciamo che ce la potrei fare, ma non a vincere la partita, perché è molto difficile, a meno che non rimango fisso a versione falange spartana o falange romana o lo cazzo è, e aspettano un avversario dandogli due colpi di scudo, anche se ormai lo scudo è un pochettino farlocco anche nel gioco. Basta provarlo su infetto, infatti è una minchiata. Comunque sì, ragazzi, partiamo subito con Battlefield 4. Sì, Battlefield 4, non ho neanche fatto partita, eccolo qui. Ok, andiamo su multigiocatore. Andiamo su partita veloce. Ragazzi, pensate che fra un po' vi farò anche la conquista, però oggi volevo fare il deathmatch a squadroni per essere un po' veloci, quindi cioè perché conquista ci mettiamo almeno 20-30 minuti di partita. Quindi andiamo su deathmatch a squadroni e partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo su operazione prigione. Ancora operazione prigione! E che cazzo? L'avevo fatta anche prima, ragazzi, ma non avevo registrato però. Andiamo subito. Ok, dovrebbe essere appena iniziata. Perfetto, ragazzi, appena iniziata. Quindi almeno durerà una quindicina, ventina di minuti. Esci da qui. Esci, esci, esci. Non andare, non andare. Grande, uno. Oh, oh, da dietro. Non andare, zio, non andare, non andare. Ti ammazzano. No, non c'è nessuno. Andiamo. Ok. Piano, ragazzi, piano. C'è un avversario qui. Dai! Un colpo! Un colpo! E dai! L'avete visto anche voi, eh? Che cazzo? Un colpo! Ma no! Ok che non gioco mai a Battlefield, però ragazzi, dai, un colpo. Va bene, non muori. Lancia granato. Difesa. Non c'è il tipo. C'è il tipo. Dov'è? Non muore. Ragazzi, io non so che dire. Assistenza. Vabbè. Assistenza quando ormai avevo mezzo devastato. Ragazzi, tutto rego. No, 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 sto scendo dall'area di combattimento. Tranquillo, me ne volevo andare via. Non volevo fare guerra. Oh, grande. Un altro. E ovviamente la gente non muore. Ma dai, porca puttana. Faccio schifo, devo migliorare un casino ancora. Dai! Un anno per riapparire in sto gioco, cazzo! Allora, andiamo qui dentro, mettiamoci in auto, perché altrimenti se stiamo in singolo di raffiche ci spaccheranno il culo. Ok.
Ce l'ho in automatico, sì, perfetto. Mi metto qui. Mi ha sparato, non so neanche come. Ah, ma dai, mi ha rotto il cazzo di rubarmi le kill. Nessuno, andiamo qui. Proviamo questa. Oh, ok, si apre. Allora, andiamo un buco, no? Qui ci dovrebbe essere i nemici. Cazzo, granato! Vai. Non fa entrare. Amori! Oh! Dai, dai! Ecco il kit medico. Ma no! Perché c'ho il kit medico? Ma non avevo il kit medico! Vabbè. Ma grande! Non so neanche come cazzo ho fatto ammazzarlo, ma vabbè. Soliti camper di merda. Anche su Battlefield ci sono. Ma dai, fai schifo! Sei una merda! Ma perché ti camperi? Ma porca puttana, Battlefield! Call of Duty potevo capirlo, ma Battlefield, camperato! Non ci siamo, ragazzi. L'ho ucciso, grande. Andiamo qui, guardate, figlio di puttana. Sarà qui. Ovviamente non muore! Ma vaffanculo, non muore! Ma vaffanculo! L'avete visto anche voi, che cazzata? E porca troia, dai, ma sempre così muoio. Mi spara un colpo e mi ammazza. Questa cosa della vita devono eliminarla. Cioè, l'hanno abbassata su Call of Duty Ghost e non l'hanno abbassata qui la vita. Io non so chi di voi ha giocato a Medal of Honor, quello Limited Edition, Tier 1 Edition, o quello che cacchio era. Ma quel Medal of Honor è stato il migliore di tutti i tempi. Non so quanti di voi ci abbiano giocato a quel gioco. Io ci ho giocato e sono stato. Veramente mi sono stupito di quel gioco, era veramente fantastico. Headshot, bitch, stronzo. Sei tu, grande zio? E togliti, porca puttana! E due coglioni. Un colpo, ragazzi, un colpo! Ogni volta un colpo! Uff. Questa cosa non mi va bene. Andiamo avanti. Allora, vedo bombe da ogni parte. Allora. Non ce ne sono. Dai, non le lanci veloce! Mica un anno! C'è! Un anno! Ma te lo lancio io. Ce l'ho anch'io quel cazzo di M320. Perché cazzo non lo uso? Perché cazzo non lo uso? Bello. Mica, ma perché sei più veloce? Ok, 50-41. Ah sì. 13. Ah, coglioni! Li ho uccisi tutti! Grande! Vai così! No, 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 vedete, vedete, la stessa cosa di prima, la stessa cosa di prima, e che cazzo? Guardate, oh, proprio mi girano i coglioni quando vedo ste minchiate. Andiamo. Allora, ma perché chiudete sta cosa? Apri. Andiamo, qui c'è stato un avversario, cioè un nostro compagno morto, quindi o sono lì gli avversari. Muori, grande. Minchia, bastava che non morissi, mi sarei avrei chiuso la partita. Caricamento. Cosa mi carichi? Allora, non so se avete visto, il mio compagno non mi ha neanche difeso. Ci ha messo un anno, mi ha fatto morire e poi l'ha ucciso. No, ragazzi, non ci siamo. Quanto siamo, raga? Dai, quanto dicevo. No,
No, non ci credo. Ancora il tipo di prima sicuro. Grazie, zio! Grazie. Ah! Cos'è? Cos'era? Questo perché sono troppo curioso, voglio andare avanti, voglio vedere se c'è un avversario. Oh, sono qui. Non muori, non muori. Cazzo! Scappo, scappo, scappo! Proiettili che mi arrivano dal vuoto. 1% di vita, grande. Allora, ragazzi. Non posso neanche muovermi perché se no muoio, sicuro. Bravo, zio, bravo. Ammazza, ammazza. 30, dai, recupera un po' di energia, recupera un po' di energia. Dai, dai, dai. Aspettiamoli qui. Tieni il kit medico. Kit medico per me. Vieni. Wow, ci mancava solo che mi ammazzassi. Ok, non c'è nessuno, andiamo. Grande zio. Gratu! Ah, è sul tipo. Vai via, vai via, vai via. Allora, ce ne sono qui, vedo. Ma da dove cazzo ne sei uscito? Allora. Siamo 17-8, va bene, stiamo facendo un buon punto. Ma cosa? Vabbè. Andiamo, allora, siamo di nuovo fuori. Ma sempre fuori, cazzo. Ma va a cagare, lui è super mirato. Ma che cazzo di arma è? No, ragazzi, vaffanculo, vaffanculo. L'avete visto anche voi, e dai. Ma non si può. Muori, stronzo! E muoio anch'io. Muoio anch'io, cazzo. Vabbè, ragazzi, stiamo vincendo. Siamo 18-9. E quindi la partita dovrà. Dobbiamo vincere, ragazzi, perché noi siamo il team più forte. Noi siamo il team più forte. E ci meritiamo di vincere. 93, 82 ragazzi. Ma dai! Ah, coglione grande! L'ho raggirato, grandissimo! No. Forza ragazzi, ne restano solo 5. Ma grande! Ma vai! Andiamo, zio, qui, qui, qui! Ma va! Ma perché? Abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto. 188, ragazzi. 188. Quanto è durata la partita? Un bel po'. Dai, no, neanche tanto, anzi, devo essere sincero. Buono. Quanto è durata? 10 minuti. Risale dopo 30 anni, ragazzi. Questi nastri non fanno neanche più punteggio. Pensate che sono a livello 6, raga. Ah, mi si sento anche. Buono. Buono, raga. Allora, chiudiamo. Abbandona. Ok. Minchia, mi sentivano anche, ragazzi. Quindi, buono così, vai. Spero che mi abbiano bloccato tutti, così almeno non li rompevo i coglioni in partita. E niente, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate. Mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il video. Chiedetemi pure se volete un'altra partita su Battlefield 4. Io la farò volentieri perché, ragazzi, vi dico, devo essere sincero, mi sta piacendo su Next Gen Battlefield 4. Oltre alla fluidità di gioco, è anche più divertente. Magari, secondo me, è sempre da risolvere il problema della vita, però. Un passo alla volta per la EA, per comunque sia per i creatori di Battlefield, della serie Battlefield, di Medal of Honor, quel cazzo è. Un passo alla volta. Io spero che diminuiscano la vita o tipo facciano una modalità come hanno fatto a Call of Duty Ghost, invece che avere la vita più, cioè, minore, più forte. Sì, c'era la modalità resistente, ragazzi, se non mi ricordo bene. Ho fatto anche l'episodio. A cui dovrebbero fare il contrario, dovrebbero scrivere meno resistente. E niente, ragazzi, quindi da Cure Notate è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, raga.